Prova. Ma si faceva così? E ciao a tutti ragazzi, sono Mattiz e bentornati sul mio canale. Eccoci qua tornati finalmente con un nuovissimo video di Fortnite. Dietro di me in questo momento ci sono le notizie di Fortnite. Ho appena aperto questo gioco, non lo apro da non so quanto sinceramente. E diciamo che durante questi giorni io non ho quasi per niente seguito tutte le notizie che ci sono state in questo gioco. E essendo abituato a guardare ogni giorno le nuove cose che aggiungono per fare nuovi video, adesso mi ritrovo a scoprire tutto quanto insieme. Ho deciso di registrare questo video anche per rendervi partecipi di quella che sarà la mia prima partita dopo tantissimi giorni che non gioco a Fortnite. E visto che sarà una cosa traumatizzante, ho deciso di coinvolgervi per farvi ridere un pochino. E passiamo in game. L'unica cosa che so e che mi ha fatto arrabbiare tantissimo è che le skin più belle sono uscite tutte quando io non potevo shopparle. Tranne questo corvo versione natalizia che è uscito adesso. Va bene, scopriamo tutto con calma. Siamo alla sfida 9 dei 14 giorni di Fortnite, ma io non so nemmeno cos'è. Io premo cerchio. Oddio, la folletta. Allora, innanzitutto vediamo le modalità: silenziatori infidi e battaglia con il cibo. Quindi due che conosciamo praticamente. No, silenziatori, vabbè, sarà tutte armi silenziate comunque. Il pass battaglia sta bene là. Le sfide, 14 giorni di Fortnite. Beh, diciamo che ci sono quasi, eh. Tutte queste cose che io non completerò mai, ovviamente. Gli eventi non ci interessano. Ah, è vero, lo zainetto della mia cracca bella. L'ultima volta che ho giocato a Fortnite è stato quando ho shoppato quella skin. Ma che cosa è questo coso? Niente, la folletta mi perseguita, non è possibile. No way, non ci voglio credere. Voi state male. Non erano skin uscite nello shop. C'è proprio un pacchetto 25 euro. Le tre leggende di Fortnite. No, sono bellissime ragazzi. Tra l'altro volevo dirvi che ho indovinato. Non so chi ha visto il video in cui ho mostrato in anticipo la mappa che ci sarebbe stata su Fortnite, cioè quella tutta innevata. E infatti mi hanno detto che a Natale c'è stata proprio quella come mappa. Sono un pro. La prima partita veramente prima dobbiamo farcela nella modalità normale per vedere cosa combiniamo. E dopo ci spostiamo su silenziatori infidi perché la voglio provare. Prima partita dello youtuber più nabbo di Fortnite dopo più di una settimana. Questo è l'evento più atteso della fine del 2018, dite la verità. Oh, ma che cos'è questa sensibilità? È altissima. No, fermi tutti. Ma poi perché sto laggando? C'ho 26 di ping. Ma io vorrei buttarmi però a Borgo Allegro. Voglio buttarmi a Borgo Allegro perché secondo me lì i nemici mi vogliono bene e si fanno uccidere. Sì, diciamo che lì sono tutti felici, quindi spero che qualcuno mi dia una mano. Ovviamente non potevo atterrare peggio di così, ma non ci lamentiamo neanche più di tanto perché secondo me combinerò molte di quelle cavolate durante questo video. Guardate qui. Best atterraggio 2018-2019 trattino. Allora, ho un nemico sopra. Io non riesco. Dove sono le armi? Ma non c'è. Ok, un pompa. Nessun problema. Mira ferma, concentrazione e si spara. Mamma mia, gli shieldini. Questi dovrebbero darci un po' di vita in più se non sbaglio. Allora, c'è gente che si spara. Io ho solo un fucile a pompa. Non è un problema, noi camperiamo. Mamma mia, un altro fucile a pompa. Possiamo fare il double pump? No raga, ho paura. Ho paura. Mamma, dove sei mamma? Non me lo ricordavo così... così ansioso questo gioco. Non avete capito? Se io vado a fare la vittoria reale alla mia prima partita, qui è la svolta. Qui ninja mi fa una statua. Per questo sto camperando. Boom! Senza paura! Mi aspettavo la morte al primo nemico, ma ho beccato uno che non gioca da più tempo di me probabilmente. No, please. Cos'è questo rumore? Perché sembrano delle scimmiette? È un lanciagranate. Ah, è il lanciagranate, è vero. È diventato tipo strano adesso il lanciagranate. Oh,
Ah, ma ho 30 di vita? Questo non l'avevo calcolato. Via, 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 via. Via. Shh. Tanto ci mimetizziamo, siamo bianchi, nessun problema. Io non mi arrendo, ragazzi. No! Boom! Boom! Ecco cos'era che faceva rumore. Ma che cos'è sto... Ah no, è vero, sto coso l'ho provato anch'io. Ancora c'ero quando l'hanno aggiunto. No, in effetti è vero, ancora c'ero quando l'avevano... Scusate, sto sudando, ma questa sarà la partita che resterà nella storia di questo gioco. C'è anche la safe in questo gioco, Mattix. C'è anche la safe. Tra l'altro, visto che non mi sono informato, fatemi sapere nei commenti se è stato aggiunto qualcosa di abbastanza interessante che non so nel gioco. Magari nuovi posti nella mappa, nuove armi, nuove cose. Non lo so, qualcosa, ragazzi, perché io non so, veramente non mi sono informato per niente per una settimana intera. Quello è un aereo. Ma a noi non ci fa paura, perché noi abbiamo la calamita. Vedete, tutto calcolato, la jump, il gioco, l'ha aggiunta per me, me l'avevano detto. Qualcuno, qualche scritto, non mi ricordo chi su Instagram, ha detto: Matiz, guarda che quando tornerai a giocare vai qui che ci sta la jump apposta per andare in safe. L'hanno fatta per te. Stranamente mi sto ricordando anche di fare materiale, perché non è una cosa da me, fidatevi. È una grande soddisfazione distruggere questa pietra in questo momento. Questo aereo perché sta così? Vabbè, qualcuno si sarà lanciato tipo col paracadute, quindi chissà dove sta. Comunque, per chi se lo stesse chiedendo, ho staccato diciamo per una settimana perché sono stato in vacanza dai miei nonni in Puglia, quindi ecco. Oh oh oh, sento un rumore di atterraggio. Eccolo lì, ancora mi ricordo come funzionano, però sta sparando qualcuno. Ma sono io quello strano o no? Perché lui... Fermi, fermi, a questo ci avviciniamo che lo voglio spaccare col fucile a pompa. Tanto lui si butta giù. Oh, oh, altri nemici. Stavo sparando a qualcuno. Fermi tutti. Però è stato divertente come l'ho ucciso, dai. In questo momento mi servirebbe un cecchino. Perché io non so se sono due o ne è rimasto solo uno lì. Però so solo che ne vale la pena aspettare questi secondi qui per vedere se c'è qualcuno nascosto ancora. Perché secondo me o è scappato o sta ancora là dietro. Vediamo, scopriamolo su. No raga, mi sa che ci hanno fregati. Eh sì, non c'è più nessuno qui. Sì sì, tranquilli, mi è stato riferito anche di questa jump che hanno messo solo per me. Grazie Epic. Ehi, quello mi ha visto, quello mi ha visto. No, bugia, sta mirando l'altro. Fermo, se tu scendi ti voglio bene. Cioè, lanciarazzi quello raga. Dobbiamo stare molto attenti. Bravissimo aereo che inizia a dare fastidio a quello. Aspetta. Posizionati nella top 50. Poteva andare meglio, come poteva andare molto peggio. Purtroppo è andata così. Io non vedo bene, purtroppo. Non mi ero minimamente accorto che da lì era sbucato un nemico che io non ho visto. Lui sparava, io continuavo a correre perché pensavo non stessero sparando me. Il consiglio che posso darvi è che se non giocate da tanto a Fortnite, mettetevi degli occhiali. Oh, tutti sporchi. Cioè, non ci credo, con le luci giganti che ho davanti a me, gli occhiali si stanno scurendo perché questi sono quelli che diventano scuri al sole. No way. Comunque, andiamo a mettere la nuova modalità e giochiamo una partita così. Comunque, per le persone che mi dicono: Mattis, ma perché su Instagram metti i video e le foto con gli occhiali e su YouTube no? Perché gli occhiali da vicino non mi servono, quindi quando gioco non mi servono. Posso ritenermi quasi soddisfatto, ma sono sicuro, anzi, sono fiducioso di questa seconda partita dopo più di una settimana su Fortnite, quindi mi butto anche subito adesso, direttamente a Corso Commercio. Quindi adesso, secondo le regole, io dovrei trovare solo armi silenziate. Giustissimo, da quanto tempo non ti uso mitraglietta? Ok, devo dirvi la verità, i riflessi ci sono alla fine, non è che è successo chissà cosa. Costruire forse sono un po' nabbetto, ma sono sempre stato nabbetto, quindi alla fine non è... Oh! Raga, cioè, non so se ci sentite, eh. Cioè, non so se ci sentite bene. Boh, ma che cos'è sto coso? Perché? Please dammi. Bravissimo.
Da quant'è che non la usavo? Io questa roba la usavo quando avevo appena iniziato a giocare, tipo Season 2. No, l'hanno riaggiunta! E comunque non so se ve ne siete accorti, ma sono molto gasato, perché tornare a giocare a Fortnite mi mancava, veramente. Ehi. C'è un bush. C'è un cespuglio, raga. E il cespuglio se ne va a casa, insieme a tutte le sue foglie. Venite, coraggio, sono qui, sono proprio io. Dove credi di andare? Dove credi di andare? Let's go, Matiz. Ce n'è un altro, Va bene. Va bene, nessun problema, sto arrivando. Sfruttiamo l'entrata di scena, va. Vieni. C'hai paura? Oh, no. Pure tu, va bene. Ma non era lui! No, raga, ho pushato un altro nemico, non ci credo. Ecco, mo si frega pure questo, mi frega anche la kill. Piano piano torneremo a spaccare tutto, fatemi sapere se ci sono notizie abbastanza importanti nei commenti, scrivete di tutto quello che vi pare, leggerò tutti i commenti, vi ringrazio per la visione, lasciate un bel mi piace se ancora non l'avete fatto, non è mancato nessun video perché me li sono preparati tutti in anticipo, anzi, sono molto soddisfatto perché ormai pubblico un video al giorno da sempre e anche se sono stato fuori una settimana sono riuscito comunque a pubblicarvi i miei video preferiti. Grazie a tutti per il supporto, veramente, Road to 300.000 iscritti e niente ragazzi, noi ci vediamo domani come sempre con un nuovissimo video. Ciao ragazzi.